A uguale A trasposta, esiste una matrice M, questo abbiamo visto per ora in un esempio, non l'abbiamo dimostrato, M tale che M trasposto uguale M meno 1, tale che M trasposto A M è uguale a una matrice diagonale. In realtà noi abbiamo visto di più perché M trasposto era uguale anche a M, però quello era il caso solo a N uguale a 2. In generale quello che vale è questo. Questo qua si chiama teorema spettrale. E poi tra già la settimana prossima forse vediamo se abbiamo il tempo di mostrarlo, perché a un certo punto abbiamo iniziato pure l'analisi, ormai siamo a metà del corso. Chiaro? Oh! E che cambia se la matrice non è simmetrica? Allora andiamo a fare un esercizio con una matrice non simmetrica. Prendiamo questa matrice qua, ne prendiamo una un po' più semplice, così l'esercizio non viene lungo. Prendiamo la matrice 2, 1, 0, 1. Questa è A. Adesso andiamo a fare il poliano retto. Chi è il poliano caratteristico di A? Chi è il poliano caratteristico di A? Lambda meno 2 per lambda meno 1. 1 meno lambda per 2 meno lambda è uguale. Ok, siamo a n uguale a 2. Quali sono le soluzioni? 1 e 2. Quel discorso di prima degli autovalori, degli autospazi che non si possono intersecare se non nel vettore nullo, è valido ancora? Certo, quello mica dipendeva dal fatto che la matrice era simmetrica. Allora, chi è l'autospazio dell'autovettore? Allora, 2, 0, 2, 1, 0, 1 moltiplicato x, y, questo deve fare 2 volte x, y. Allora, qua avete 2x più y uguale 2x, poi avete y uguale 2x. Qual è la soluzione di questo sistema? Y uguale a 0. Se y uguale a 0, e qua da qua ti cavare y uguale a 0, sostituire l'altro e l'altro diventa 2x uguale a 2x. Quindi chi è un autovettore, diciamo lambda 1 lo chiamiamo 2, e chi è 1? 1 è 1, 0. È 1, 0. Ma posso prendere anche 2, 0, 3, 0. L'importante è che y fa 0. V1 genera lato spazio relativo al valore 2. Adesso andiamo a vedere. Cambiamo il valore e mettiamoci 1. Stavolta questa equazione scompare, qua mi viene x uguale meno y, o x uguale meno y. Quindi lambda 2 è uguale a 1, e chi è V2?
è il vettore 1 meno 1. Infatti, proviamo, se io moltiplico questa matrice per 1 meno 1, quanto fa? 2 meno 1 fa 1, 0 meno 1 fa meno 1. Lo vedete il vettore rimane qua? Adesso mettiamo questi due vettori insieme e facciamo una base. Questi vettori sono indipendenti. Questa qua è la mia matrice M. Qual è il problema? Primo problema, che questi vettori non sono più ortogonali. Lo vedete che non sono ortogonali? Faccio il prodotto scalare, fa 1, non fa 0. Quindi se non sono ortogonali non c'ha senso neanche ortonormalizzarli, cioè dividerli per la lunghezza, no? Qual è il senso? Però posso fare m a meno 1. Questa è m. Andiamo a vedere chi è m a meno 1. Allora, facciamolo sempre con metodo del pivot. Allora, per far 1, 0, 0, meno 1, qua di cosa devo fare? Devo sommare a questa riga, devo sommare questa. E quando è qui devo fare 1, 1, 0, 1. Poi qua devo dividere per meno 1, cambiare segno, e quindi cambio segno. Questa è la matrice immensa. Quindi io dico m a meno 1 è uguale a 1, 1, 0 meno 1. Ma per un caso mi è venuta m uguale. Infatti se fatto è uguale a m in questo caso. È un caso, generale. Infatti proviamo a fare il prodotto. 1 più 0 fa 1, 1 meno 1 fa 0, 0 più 0 fa 0, 0 più 1 fa 1. Quindi effettivamente m per m fa la matrice identica. Adesso andiamo a fare m a meno 1 a n. Adesso non posso dire m trasposto a m perché quella non è una matrice ortogonale, però m meno 1 a m la posso sempre fare. Quindi devo fare 1, 1, 0, meno 1 per 2, 1, 0, 1 per 1, 1, 0, meno 1 uguale, uguale. Stavolta vado in ordine. Allora qua mi viene 2, 2, 0, meno 1. Si moltiplica 1, 1, 0, meno 1. Quindi qua mi viene 2, 0, 0. Quindi come vedete m a meno 1 a m è sempre diagonale come prima. L'unica cosa che è cambiata è che la mia base di autovettori, se io uso una base di autovettori e la metto dentro una matrice, poi va verticale, poi faccio m a meno 1, faccio m a meno 1 a m, la matrice diventa diagonale. O quali autovalori escono? Beh, qua che autovettore c'era? C'era l'autovettore relativo a 2 e poi c'era l'autovettore relativo a 1. E allora qua mi esce prima il 2 e poi 1. Se li mettevo al contrario, usciva prima l'1 e poi l'1. Questo vale pure prima, Prima abbiamo, se vi ricordate, abbiamo messo prima l'autovettore relativo a 3, a 3 meno radical 13 e l'altro poi abbiamo messo quello relativo a 3 più radical 13. Quindi in alto a sinistra c'è venuto 3 meno radical 13, in basso a destra c'è venuto 3 più radical 13. Ci siamo fino a qui? Ok. Adesso uno potrebbe dire, vabbè, allora questa è l'unica differenza. No. Prima vi ho detto, se la matrice è simmetrica, esiste una base di autovettori ortonormale.
la metto dentro una matrice, mi faccio la trasposta che è uguale all'immersa, faccio m trasposto a m o m meno 1 a m e vengo tutti da dolore sulla diagonale. Dice vabbè, qua esiste una base di orovettori non necessariamente ortogonale. No. Prendete questa matrice qua. Prendiamo A uguale 1, 1, 0, 1, molto simile a quella di prima. Semplicemente, invece di avere, chi saranno gli autovalori di questa matrice? 1 e 1. Ok? Allora, m a meno 1 a m dovrebbe fare i. Perché? Se voglio togliere questo, se voglio lasciare solo gli autovettori, che mi rimane? La matrice identica. Questo è equivalente a dire che AM è uguale a M, moltiplico prima per M a sinistra, è equivalente a dire che A è uguale a M per M meno 1, che fa I. Ma questo è assurdo, cioè se m meno 1 a m deve fare i, a doveva fare i già di partenza, ma siccome a non è i, questo perché? È perché non è che sembra la proviamo una base di autovettori. Qua se voi andate a vedere chi sono gli autovettori, sono come prima quelli con y uguale a 0, cioè sono i V1 è uguale a 1, 0. Se voi fate questa matrice per 1, 0 viene 1, 0. Se però fate questa matrice per 0, 1 vi viene 1, 1. Se io avessi che l'autospazio relativo all'autovalore 1 avesse dimensione 2, dovrebbe essere tutto R2, ma non è così, perché il vettore con 2 non è un autovettore per l'autovalore 1. Quindi questa matrice qua non è diagonalizzabile, non tutte le matrici sono diagonalizzabili, quelle simmetriche sì, quelle simmetriche sono molto speciali, quelle simmetriche hanno gli autovalori reali, sono diagonalizzabili, vedi teorema spettrale, e sono diagonalizzabili con una matrice ortogonale. Quindi avere una matrice simmetrica è tanta roba, non è un fatto banale. Se la matrice è simmetrica è molto scontato. Chiaro? Ok. Allora, se la matrice invece non è simmetrica, che succede? Che può succedere? Può essere che la base di autovettori ci sta, in questo caso ci sta m, e allora faccio m-1 a m viene diagonale. Ma se la base di autovettori non ci sta, non lo so fare. Questo è. Primo, non sempre la trovo. Poi, se la trovo, non sempre è ortogonale. È chiaro? Anzi, è ortogonale se solo se è simmetrico. E non è il fatto che gli autovalori siano complessi, perché se gli autovalori sono complessi basterebbe prendere la matrice M a valori complessi, non è quello il problema. Qua gli autovalori non sono complessi, sono reali. Però semplicemente la somma delle dimensioni degli autospazi non va in N. La somma delle dimensioni degli autospazi, qua c'è un solo autovalore, 1. L'autospazio relativo all'autovalore 1 fa 1. La somma di quelle dimensioni degli autospazi fa 1, ma la dimensione totale fa 2. Siccome 1 è minore di 2, non ci troviamo. Ok? Purtroppo è così.
Come si risolve la situazione? Per risolvere la situazione bisognerebbe fare un altro teorema che io ho visto al primo anno però di matematica, e poi c'era molto più tempo per questa cosa, che è il teorema di Jordan, della decomposizione canonica di Jordan. Però qua non abbiamo sicuramente il tempo neanche di affrontare l'enunciato, perché solo per fare l'enunciato ci vuole veramente un'oretta. E fa capire l'enunciato, io posso pure spiegare in 5 minuti, però poi non si capisce niente. Quindi la situazione in generale è più complicata, ok? Però qual è la cosa da capire? Prendiamo il caso della matrice simmetrica. Allora, nel caso della matrice simmetrica, in qualche modo, ora vediamo meglio, possiamo supporre che la mia matrice sia diagonale. Allora, qua ci metto D1, poi D2, Dn lungo la diagonale e tutti 0. Perché? Perché se non era diagonale, prendevo quella M ortogonale, facevo a me trasposta M o M-1, M la stessa cosa e mi veniva diagonale. Poi posso anche supporre che D1 sia minore o uguale di D2, minore o uguale di D3, minore o uguale di Dn. Cioè, questa è una scelta mia, no? Posso mettere prima gli autovettori relativi agli autovalori più piccoli e poi quelli relativi agli autovalori più grandi. Oh, andiamo a vedere che succede. Supponiamo, per comodità, questo non è vero in generale, ma supponiamo per comodità che D1 sia più grande di 0. Questa ipotesi. Ma diciamo, per averlo più grande di 0, se prima era meno 7, ci aggiungevo 7 e lo facevo diventare 0. 7 dappertutto. Quindi non studiamo, invece di studiare la mia applicazione, diciamo la matrice o l'applicazione associata a quella matrice, studiamo la matrice più 7 volte l'identità. Poi una volta che ho capito come funzionava quella, capisco come funziona l'altra. Quindi per comodità supponiamo che sia vero questo. Ok? Allora andiamo a vedere. Allora, io che cosa ho? Una matrice del genere, se la chiamo D, se la applico al vettore della base canonica E con J, quando viene secondo voi? Viene D con J, E con J. Cioè E con J è esattamente la vettore relativa alla dolore di con J. Se qui sono tutti minori stretti, vuol dire che i dolori sono tutti distinti e tutti gli autospazi c'è una dimensione in meno. Se invece c'è qualche minore uguale, vuol dire, per esempio, che ne so, 1, 1, 2, 3. Allora, gli autovalori sono 3, la dimensione dell'autospazio di 1 sarà 2, perché ci sono compare due volte, la dimensione dell'autospazio di 2 sarà 1, la dimensione dell'autospazio di 3 sarà 1. Quindi, autovalori possono comparire più volte. In quel caso la dimensione del relativo allo spazio è quante volte compare. Quante volte compare si chiama molteplicità geometrica dell'autovalore, che è minore o uguale della molteplicità algebrica. Molteplicità algebrica è quante volte compare quando andiamo a risolvere l'equazione caratteristica. Perché è minore o uguale? Prendete la matrice questa 1, 1, 0, 1, qua l'autovalore 1 ha molteplicità algebrica pari a 2, ma molteplicità geometrica è solo 1, perché qua due autovettori indipendenti per l'autovalore 1 non li trovate. Però nel caso delle matrici simmetriche la molteplicità algebrica e geometrica è coincide. Okay. Allora, se io adesso vado a fare D applicata a V,
Secondo voi come funziona? Allora, un vettore V sarà la somma per j che va da 1 a n di lambda j e con j. E con j sono i vettori a base canonica. Allora, dv è d della somma per j che va da 1 a n di lambda j e con j. Ma questo qua, se fate un attimo il conto, è somma per j che va da 1 a n di lambda j per d e con j. Ma d e con j sta scritto qua, chi è? È di j con j. Quindi vado a sostituire, quindi qua è somma per j che va da 1 ad n lambda j per d con j per d con j. Quindi cosa succede? Vedete, la componente jesima viene moltiplicata per d con j. Quindi, siccome ho supposto che d con j siano tutti positivi o nulli, la prima viene moltiplicata per un fattore p, la seconda componente per un fattore più grande, la terza componente per un fattore più grande, la terza quarta componente per un fattore più grande. Quale cresce di più? L'ultima. In termini relativi, l'ultima è quella che si allunga di più o si accorcia di meno, dipende se dico n è maggiore di 1 o no. Se dico n è maggiore di 1, quella è quella che si allunga di più. Se dico n è meno di 1, è quella che si accorcia di meno. In ogni caso, in termini relativi, è quella che si allunga di più rispetto alle altre. Secondo voi, che succede se io itero questo procedimento tante volte? Partiamo per esempio dal vettore 1, 1. Allora, d e con 1 più e con 2. Quando farà? Farà d con 1 e con 1 più d con 2, farà il vettore d 1, sì, d 1 e con 1 più d 2 con 2. E se lo applico un'altra volta? Che quando lo applico un'altra volta, la prima componente si moltiplica sempre per D1 e la seconda sempre per D2. E se lo applico la terza volta, e se lo applico n volte, e se n lo faccio crescere molto, secondo voi, supponiamo che D1 sia minore di D2, quando n è molto grande, che succede? Mettiamo che n sia 1, perché D1 sia 1 e D2 sia 2. Allora, la prima componente rimane sempre uguale. La seconda, dopo n volte, si è moltiplicata per 2 alla n. Allora, se la partiamo dal vettore 1, 1, dopo n volte c'è il vettore 1, la prima coordinata, 2 alla n, seconda coordinata. Faccio un disegno qua. 1, 1. Prima volta 1, 2. La seconda volta 1, 4. 1. La prima rimane sempre uguale. La seconda. Che cosa succede? Se io questo vettore lo rinormalizzo, lo faccio diventare di lunghezza 1, che succede? Che si espo? Quando lo riapplico e lo rinormalizzo, quando lo riapplico e lo rinormalizzo, no? Così, alla fine, se io facessi questi vettori, li normalizzassi ogni volta, cioè li facessi diventare di lunghezza 1 ogni volta, alla fine a chi convergerei? Al lato vettore relativo alla topologia. Perché gli altri praticamente spariscono. No? È come se tu avessi due tipi di erba, no? Una che cresce velocemente e un'altra che cresce lentamente. Però cioè, tu c'hai un toserba particolare, un toserba particolare diciamo non fa altro che ridurre in percentuale
tutta l'erba uguale, ugualmente. Quindi l'effetto di crescita è diverso, l'effetto di compressione è uguale per tutti. E allora l'erba che cresce più lentamente viene ammazzata. Chiaro? Allora, facciamo un esempio. Supponiamo che siamo in due, allora guadagniamo 100 e 100. Dopo un anno io guadagno sempre 100, l'altro guadagna 200. Però arriva il governo, ci fa un provvedimento di tasse e in base a questo provvedimento i nostri guadagni dimezzano. Che succede? Che lui guadagna 100, ma io guadagno 50. Dopo l'altro anno io guadagno 50, lui guadagna di nuovo 200. Arriva il governo e dice no, guadagnate troppo in media, quindi... Allora lui ritorna a 100, io vado a 25, poi lui va a 100, io vado a 12 e mezzo, cioè invece di moltiplicare lui per 2 ogni volta, sono io che ogni volta vengo diviso per 2. Quindi quando passa al limite che succede? Se facessi questa cosa, rimane solo quello che cresce più velocemente, se normalizzo. Questo è pure da... questo non lo spieghiamo formalmente, ma è alla base di un metodo per calcolare gli atomvettori relativi agli atomi più grandi o più piccoli, che si può applicare in tutte e due le circostanze con un po' di intelligenza. Comunque, fatto sta che tutto è partito dal fatto di avere la matrice diagonale. Se la matrice è diagonale, allora questa è l'importanza di risolvere questo problema degli atomvettori di atomvalori, perché se io la matrice me la riesco a mettere diagonale, dopo lo leggo subito quello che fa, capito? Lo capisco subito quello che fa. Le componenti jesima, io dico J, basta, sto. Quindi applicare la matrice diventa estremamente semplice. Pigli il vettore, pigli tutte ogni componente, la moltiplichi per un numero e hai fatto. Chiaro? Ok, quindi questo è attualmente la situazione. No? Ci sono rimasti solo 3 minuti, facciamo un riepilogo perché non c'è tempo di fare altro. Allora, noi abbiamo introdotto il problema della ricerca degli atomvettori e degli atovalori, anzi prima degli atovalori e poi degli atovettori. Gli atovalori sono le radici del polinomio caratteristico. Queste radici del polinomio caratteristico possono essere, anche se la matrice è solo reale, possono essere reali o complesse. Gli atovettori, ogni volta che trovo un atovalore, gli atovettori relativi all'atovalore sono tutti gli elementi che tutti i vettori in buche moltiplicati per A fanno AV uguale a lambda V, tranne il vettore nullo. Però se ci mettiamo pure il vettore nullo si chiamano autospazi, no? Ed è un sottospazio vettoriale di Rn o di C con n, dipende se l'autovalore era reale o complesso. Se era complesso, la matrice, gli autovettori li vado a trovare, ci saranno coordinate non reali. Comunque, se invece è reale, lo posso vedere anche come sottospazio di R alla R. Va bene, una volta fatto questo, se trovo una base, fatta di autovettori, si dice che la matrice è diagonalizzata. Questo non è sempre possibile, abbiamo visto la matrice 1, 1, 0, 1 non è diagonalizzabile. Ed equivale al fatto che io trovi una matrice invertibile M tale che M-1 a M sia diagonale. Che ci metti quegli atomvettori, li metto nella base M, poi faccio M-1, M-1 a M sarà diagonale. Ok? Questo poi lo dimostriamo per te. Però non sempre è possibile. Quando è possibile? Per esempio, un caso in cui è possibile è che se una matrice n per n, cioè n autovalori tutti distinti, per esempio vi ricordate la matrice 2, 1, 0, 1, quella ha due autovalori, 1 è 1 e 1 vale 2, è 2 per 2, quella era sicuro che era diagonalizzabile,
perché A, ogni autospazio deve avere almeno dimensione 1. Siccome gli autori sono 2 e la dimensione dello spazio è 2, sta a posto. Se gli autovalori sono, siamo una matrice n per n, gli autovalori sono n e sono tutti distinti, uguali, perché se sono, siamo in R10 e gli autovalori sono 10, sono tutti distinti, ogni spazio ha dimensione 1, in totale mi fa 10. Siccome questi, diciamo, vettori sono tutti indipendenti, si può facilmente mostrare che sono tutti indipendenti, diciamo, gli autovalori relativi vettori relativi ad autovalori distinti, a questo punto rimetto insieme 10 e mi fanno una base di autovettori e quindi la matrice è diagonalizzata. E se gli autovalori non sono tutti distinti, bisogna che quegli autovalori multipli che compaiono più volte, bisogna che la molteplicità geometrica, la molteplicità algebrica coincida, cioè nell'equazione di caratteristica l'autovalore 3 ti compare due volte, allora l'autospazio relativo all'autovalore 3 deve avere dimensione 2, se non già dimensione 2, che potrebbe avere anche dimensione 1 soltanto, e allora la matrice non è diagonalizzata, esattamente quello che succedeva all'autovalore 1 per quella matrice. Ci sono casi particolari? Sì. Quali sono? Quelle delle matrici simmetriche. Le matrici simmetriche hanno sempre una base di autovettori costituita da autovettori a 2 a 2 ortogonali. E quindi si possono sempre diagonalizzare con matrici ortogonali. Non è detto che i autovalori siano distinti, però intanto è detto che i autovalori sono tutti reali. Positivi o negativi, non è detto, posso, per esempio prima vi ricordate la matrice aveva 3 meno radical 13 che era negativo e 3 più radical 13 che era positivo, potrebbe avere anche più autovalori coincidenti, ma in ogni caso si può sempre trovare una base fatta da autovettori ortogonali, cioè in ogni caso la molteplicità algebrica e geometrica coincide, ok? E poi autovettori relativi ad autovalori distinti sono sempre ortogonali, questo pure lo dimostrerò, ok? Quindi questa è la situazione. Però